Arezzo, capitale della rievocazione storica in occasione del Capodanno dell'Annunciazione, l'antica tradizione toscana reintrodotta nel 2015 dal Consiglio regionale che riporta in auge la consuetudine in vigore fino al 1749 di iniziare l'anno civile il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa Cattolica colloca la festa dell'Annunciazione che ad Arezzo si celebra ogni anno con la festa dei fiori. Noi conosciamo bene quella che è la storia della città di Arezzo, la storia della giostra. L'importanza e la rilevanza che hanno i gruppi storici di Arezzo, i quartieri di Arezzo e l'organizzazione che è in grado di mettere in campo questa città, per cui siamo stati ben contenti di poter accettare la candidatura della città e del comune di Arezzo ad organizzare l'evento che rappresenta la rievocazione storica, il Capodanno dell'Annunciazione che accomuna tutti i gruppi storici della regione toscana, che verranno qui in oltre 1000 rievocatori per sfilare nella città di Arezzo e manifestare quella che è l'espressione della cultura immateriale tipica della nostra regione, che rappresenta tutta la nostra regione nel mondo. 57 gruppi di rievocazione provenienti da tutta la Toscana e che sfileranno sabato 25 marzo nel centro cittadino in una grande parata storica che si concluderà sul sagrato del Duomo con lo schieramento di tutte le compagini e la consegna al governatore Eugenio Giani dello scettro con il Pegaso realizzato dal maestro Francesco Conti, che sarà da questa edizione in poi il simbolo del Capodanno dell'Annunciazione. Qualche disagio per la circolazione, ma il meteo mette bene, toccando ferro, quindi venite in città a vedere questo corteo, specialmente nel passaggio in Piazza Grande, nell'arrivo sul Sagrato del Duomo, perché sarà veramente uno spettacolo più unico che raro.